Ciao a tutti, allora iniziamo bene dopo la pausa, dopo la sosta, meno male a livello di risultato abbiamo iniziato bene, però c'è un però, se bisogna essere realisti, diciamo che il risultato è giusto in parte, perché? Perché per il mio il risultato, quello più coerente con quanto visto sul terreno di gioco, doveva essere un pareggio, perché appunto, come ho detto, essendo, se bisogna essere realisti, la Carrarese soprattutto, anzi quasi esclusivamente nel primo tempo, ci ha messo per, credo, facendo una somma di tutti i momenti che hanno avuto a loro disposizione, diciamo per 35-40 minuti, anzi va 35, forse 40 sono troppi, però un po' paletti, e diciamola, ed anzi diciamola la verità, ci è andata di ulo, ci è andata bene sul fatto di non aver preso gol. E quindi il mio però cos'è? Nonostante io sia chiaramente contento per la vittoria, perché come dico sempre, lo voglio precisare, alla fine a me, dato che comunque tifo Livorno non è mai stata, almeno fino ad ora, quella squadra che deve vincere meritatamente, o meglio deve vincere giocando bene, avendo un bel gioco, diciamo, io sono sempre stato uno di quelli che per me Livorno può giocare male, però se poi vince sono contento, ecco, può giocare anche sempre male, ma l'importante è che alla fine faccia 3 punti. Chiusa questa parentesi della solita mia opinione su, per quanto riguarda poi il risultato, insomma. Diceva appunto, Livorno ha giocato bene, però scusate, Livorno ha vinto, però non è che abbia fatto dal punto di vista del gioco quella grande partita, perché appunto abbiamo concesso troppo alla Carrarese, e per nostra fortuna, meno male, la Carrarese non è riuscita a concretizzare fino in fondo quanto ha creato. Quindi, parlando un po' della situazione attuale, dal punto di vista morale, diciamo che meno male siamo riusciti appunto a riniziare dopo la sosta vincendo una partita in un campo secondo me difficile, perché a parte che di per sé, secondo me, quando una squadra va fuori casa è chiaramente, secondo me, più svantaggiata rispetto a quando gioca in casa, però soprattutto oggi andavamo a giocare, diciamo, in un campo abbastanza ostile, soprattutto dal punto di vista della partenza per sé. Perché? Perché contro Carrarese, diciamo, con la Carrarese abbiamo, soprattutto dal punto di vista della tifoseria, che non so poi se per un giocatore possa, diciamo, condizionare almeno questa cosa, comunque con la Carrarese abbiamo un passato non tanto di sconfitte, cioè non tanto di discorsi di risultati, ma comunque di, chiamiamola, rivalità, ecco. E quindi la partita era ancora più sentita e più difficile. Meno male, per nostra fortuna, abbiamo iniziato bene dal punto di vista del risultato. Purtroppo però, come ho detto, mi aspettavo, onestamente parlando, io ero non pessimistone, diciamo, però non ero ottimista, ecco. Ho detto, ma speriamo bene, perché la sosta, come non so se lo dissi nel precedente video, quello con l'Alessandro, o comunque se nel caso lo dico adesso, era meglio se la sosta non ci fosse stata, ecco, perché avevo paura che potesse interrompere, soprattutto a livello di testa, dei giocatori, di squadra, insomma, il buon periodo che c'è stato e che meno male sta continuando. Invece, meno male, dal punto del risultato non è stato così, dal punto di vista di prestazione, almeno per quanto riguarda il primo tempo, un po' lo è stato, perché come ho detto, bisogna essere realisti. Quindi, facendo un resoconto generale della partita, diciamo che abbiamo vinto con un gran bel culo, diciamocelo. Vabbè, dai, cose eclatanti da magari da sottolineare, da dire qua, credo che non siano state, anzi forse sì, diciamo che ancora una volta ha meritato Pulga la Carrarese almeno quest'anno, e bene sì, perché se non sbaglio fece come meritato anche all'andata gol vittoria, perché mi pare finì 1-0, non, scusatemi se dio l'alzata, sto a memoria, mi pare di sì, mi pare proprio appunto fece con maritato, quindi bene così. Diciamo, bene ancora una volta l'attacco, nonostante per ora non stiano giocando le pedine fondamentali, a parte Cellini, a parte il mio maritato, comunque se vantaggiato decidesse mai di tornare, non è la punta principale, però quando gioca ci mette del suo e si fa vedere, e meno male riesce anche a fare go.
dal punto di vista di gioco, ecco, comunque parliamo un po' del gioco, ecco, mi volevo focalizzare su questa settimana, stavo dimenticando. Tralasciando il discorso dormite, sviste, errori, bla bla bla, diciamo che dal punto di vista del gioco, quando il Livorno decide di creare qualcosa, secondo me oggi si è visto poco rispetto alle altre volte. Altre volte ha giocato meglio, ripeto, tralasciando sta la zona difensiva, ecco. Però bene o male abbiamo creato quel qualcosina che ci ha permesso poi, anche grazie a delle situazioni che si sono create, verificate, di vincere. Poi vabbè, grazie anche al rigore che c'era, perché bisogna essere onesti, c'era, era veramente molto evidente a parer mio. E niente, bene sì, però bisognerebbe, diciamo, entrare in campo con una mentalità diversa, con più concentrazione, ecco, perché oggi, ripeto, almeno per il primo tempo, dal mio punto di vista non c'era. Secondo tempo, che l'avevo lasciato da parte perché mi volevo focalizzare un po' sul primo, parlando invece del secondo tempo, diciamo che è stata una partita abbastanza equilibrata, abbastanza, secondo me. Ripeto, secondo me, sì, lo dico 8.000 volte, ripeto, ma scusate, ma venga in mente le ossi un po' così, e scusatemi ancora se faccio miscugli, comunque. Secondo me il risultato più coerente con quanto visto doveva essere almeno un pareggio, perché la Calarese ha, diciamo, c'ha parecchia roba da tra virgolette, da non dico tanto da recriminare, però è roba che si mangia i diti perché ha avuto tante occasioni, e mettiamoci anche che a volte ha avuto sfortuna, vedi il palo, però alla fine è brutto, se metti caso guardassi questo video, recitazione e commento, uno della Calarese, però mi dispiace, però a me mi importa una sega, nel senso che sono del Livorno, detto papale papale, c'ho piacere. Però ammetto che, dato che nei commenti devo essere più neutro possibile, ammetto che la Calarese meritava qualcosa in più. Meno male, per nostra fortuna ciò non è successo. Ci portiamo a casa 3 punti importanti. Tra l'altro la Cremonese, se non erro, ha pareggiato, quindi ora ne si sta ancora più, diciamo, col fiato sul collo. Bene così. Purtroppo l'Alessandria ha vinto, perché di per sé, onestamente parlando, bisogna essere sinceri, anche se sembra un'osa irraggiungibile, però più raggiungibile rispetto a un mese fa, l'Alessandria è, anzi Alessandria, il primo posto è, diciamo, l'obiettivo quello vero e proprio, ecco, perché se a playoff ce ne vanno 8.000, quindi diciamo che di per sé, per sperare di conquistare la promozione, dovremmo puntare al primo posto. Momentaneamente bisogna, oltre chiaramente in primis guardare noi stessi e far bene noi, bisogna anche guardare un po' sempre Alessandria, che magari sbagli un po'. L'altra volta contro di noi al Picchi ciò è successo, purtroppo è successo una volta sola per loro, il discorso di sconfitte. Però la cosa posso dire, e tocchiamoci tutti, poi arrivo alle conclusioni, che sono cose extra la partita, è che l'Alessandria, rispetto a inizio anno, mi guardando un po' le ultime partite degli ultimi due mesetti, a di tanto, ho visto che anche se non perde, non vince così tanto, cioè ogni tanto pareggia, e rispetto a prima pareggia di più. Non è successo per questa giornata qui contro la Lucchese, se non sbaglio già contro la Lucchese, perché ha vinto 2-1, però speriamo bene. Però ripeto, intanto noi pensiamo a fare, diciamo, cioè pensiamo a fare del bene noi, ecco, facciamo a fare bene noi, non del bene, bene noi. Poi si guarda per l'altro. Oh, siamo lì, ci si sta rimanendo, credo che ci si voglia rimanere, speriamo, non in Serie C chiaramente, lì nelle zone alte. Quindi niente, sono contento, però mi caverebbe rivedere un po' il Livorno che si è visto diciamo nel mese di novembre, ma soprattutto a dicembre, ecco, anche a livello di gioco e di soprattutto mentale, perché oggi ci è andata bene, poteva andare peggio chiaramente. Via, e detto questo, niente, arrivo alle conclusioni, vi ringrazio per la visualizzazione e ci vediamo nel prossimo video / registrazione commento, perché ormai la mighina non ce la metto più, almeno per ora. Via, ciao a tutti!